Una ferita nel cuore. Dobbiamo assolutamente dare il massimo nelle prossime prove di qualificazione, capito, Chris? Non possiamo lasciare che la Harry Kane abbia la meglio. Non c'è bisogno che me lo ricordi. La Harry Kane è più agguerrita che mai. Ragazzi, noi siamo i Drakers. Non sarà facile per il team Harry Kane starci dietro. Abbiamo i migliori piloti e, a quanto dicono, le migliori auto. Sono gli altri a doverci temere. Hai ragione, Maran. Siamo sempre in testa, ma i nostri avversari hanno dimostrato di saper approfittare di ogni minima esitazione. Dobbiamo fare in modo di non avere nessuna esitazione. Mi piace sentirti così sicuro di te, Fabri. Forza, andiamoci sotto! Si stanno divertendo, direi che è un buon segno. Ok ragazzi, per oggi direi che basta. Rientrate ai box e lasciate le auto per la verifica meccanica. Rientriamo subito! Ehi! Sei impazzito, Chris! Vediamo chi arriva per primo! Vuoi la sfida, eh? Allora sarai accontentato. Dai, avanti, facciamogliela vedere! Tieniti forte, eh? Massima potenza! Cercate di non combinare guai, ragazzi. Facciamo solo divertire un po' i tifosi, zio. Hector ci aspetta in sala team. In questi giorni è un po' misterioso, non sembra anche a te? Ehi, ma mi stai ascoltando? Scusa, ho provato a chiamare Lali, ma non risponde. È strano, non è proprio da lei. Non deve essere un bel momento per lei a capire. Spero si rimettano in corsa per il super trofeo. Basta, Lali. Lamentarti non ti servirà a niente. Cerca di darti una calmata. Una calmata? Kabir, non ti rendi conto che siamo fuori dalla gara? Dovresti essere seccato quanto me! Ed è così, ma non sono come te. Io corro perché mi diverto, tutto qui, non c'è altro. Tu vuoi gareggiare perché vuoi competere con tutti. È proprio a causa di questo tuo atteggiamento che siamo bassi in classifica, fratellino. Che cosa vorresti insinuare? Guarda che non è colpa mia se al Super Trofeo d'Africa c'è andata male. Male? È stata una catastrofe! E questo perché il nostro Superman ha deciso di salvare Tony Parker in difficoltà! Sì, è vero, e non sono pentito. Lo farei di nuovo, se potessi. Eravamo a un passo dall'ottenere le nuove X-Card, ma tu hai mandato tutto all'aria! Non ti riconosco più, sorellina. Stai diventando troppo ambiziosa. Ti ritroverai da sola! Fa attenzione quando esci, nessuno deve vederti. Tranquillo, Hector, sono entrato da Gate 9 e mi sono infilato qui. Farò il percorso a ritroso. Resto in attesa di tue notizie, d'accordo? Ho bisogno di tempo per le indagini, sto facendo del mio meglio. Lo so e mi dispiace aver sospettato di te. Tu non c'entri nulla con le intercettazioni degli X-Tab. È acqua passata, ma quando questa storia sarà finita voglio tornare nei Drakers con un salto di carriera. Posso contarci, vero? Ma certo, con piacere. A presto. Molto bene, Lazzaro. Ha fatto dei notevoli progressi. Sono contento di sapere che la sperimentazione è a buon punto. Dovrete lavorarci giorno e notte. Presto saremo pronti a testare gli effetti dell'X-RAL modificato coi raggi Z sugli umani. Ovviamente è ancora instabile. Mr. Gotham, Young è arrivato. Per quanto le innovative applicazioni dell'X-RAL mi appassionino, devo occuparmi dei miei affari. Proseguite pure.
Dobbiamo cominciare la sperimentazione sull'essere umano il prima possibile. Certamente. Mister Gotham, ha in mente qualcuno su cui sperimentare l'X-Ral modificato? Domanda molto interessante, Olivier, ma mi ci lasci pensare un attimo. Il percorso 1 del Super Trofeo d'America. Sembra molto difficile. Lo è. Oh, dobbiamo prendere quelle curve a 80 km all'ora. È l'ultimo dei nostri problemi. Il vero punto critico è il tunnel che, come potete vedere, ha l'uscita curva a gomito. Devo parlarti subito. Vediamoci, Lali. È Lali! Finalmente ha risposto. Grazie, Hector. Sarà una bella lotta. Ora devo andare. A dopo. Ma che gli è preso? Non farci caso. Si tratta di donne. Credimi, la cioccolata qui è da leccarsi i baffi. Grazie. È davvero carino qui. È la prima volta che vengo a Maranello. È un posto mitico. Chiunque corra sogna di farlo per i Drakers, a parte mio fratello. Se gli dessero un triciclo, si accontenterebbe di correre con quello. Hai dei problemi con Kabir? Abbiamo avuto una discussione, ma non ti ho chiesto di vederci solo per questo. Chi l'ha scritta? È di mio padre, ma non ho il coraggio di aprirla. E vuoi che lo faccia io? Ok. Cara Lali, figlia mia adorata, ti scrivo perché il tuo silenzio dura da troppo tempo. È da tanto che sento di doverti delle spiegazioni. Quello che ti dirò potrebbe sembrarti... La nuova stella protagonista della scena è Ed Mitchell! Sono molto soddisfatto dell'acquisto di Mitchell. Sento che ci darà grandi soddisfazioni. Gli altri, soprattutto Parker, già lo odiano. Ma è normale, ma Parker non è in discussione. Il punto è che ne facciamo di Cliff Gibbon. È un grande problema. A breve la sua squalifica sarà terminata e ci ritroveremo con tre piloti. Potremmo provare a cederlo a un'altra scuderia. Dimentichi un piccolo dettaglio. Cliff Gibbon sa bene che io sono il titolare del team. E questo non va bene. Dobbiamo trovare il modo di liberarci di lui. Sta dicendo definitivamente. Ho già in mente un'idea. Sebbene Gibbon sia inutile per il team, potrebbe essere almeno utile al progresso scientifico. Testerò su di lui l'X-Ral modificato per studiare gli effetti che avrà sul suo corpo e verificare se è vero ciò che i miei scienziati sostengono. Che cosa vuol dire? Che un'esposizione prolungata all'X-Ral modificato dai raggi Z è in grado di cancellare parte della memoria di un individuo. La consideri un'assicurazione per Ed Mitchell? È assolutamente straordinario! Bye bye, Cliff Gibbon. Sono innocente, Lali, e sto pagando al posto di qualcun altro, ma alla gente non importa. Importa solo che Lokesh Suri, campione del mondo in ogni competizione di motori, colui che un tempo era un gigante, ora è un truffatore accusato di aver truccato le gare. A volte le colpe dei genitori ricadono sui figli. Per questo non voglio che tu corra. Hai già sofferto abbastanza. Ti voglio bene e voglio solo il meglio per te. Con affetto, tuo padre. Forse mio padre ha ragione. Dovrei farla finita per sempre con le corse, vero? Lali, cosa stai dicendo? Tuo padre parla così perché si sente sconfitto in pista come nella vita. Sì, ma anche io sto collezionando un fallimento dietro l'altro. Non puoi mollare così. Hai fatto molti sacrifici e il tuo team conta molto su di te. Sei carino, Chris, ma ormai credo che il quadro sia abbastanza chiaro. Per inseguire il sogno di diventare una campionessa sto deludendo mio padre e anche mio fratello. Forse il gioco non vale la candela. Datti ancora un'ultima opportunità. Se alla fine del Super Trofeo d'America non sarai sulla strada per diventare una vera campionessa, farei bene a mollare. Probabilmente io farei lo stesso. Benvenuti al famoso circuito City Slam, cari amici sportivi! Il Super Trofeo d'America non poteva avere inizio migliore per la scuderia che gioca in casa! 1.46.120! Stan Murphy del team Hurricane fa segnare un ottimo tempo! Gli sta incollato con un decimo di scarto Ed Mitchell, il nuovo pilota della Black Ghost, ma a conquistarsi la piazza d'onore è Zack, il misterioso pilota del team Hurricane! Ottimo piazzamento per Ed Mitchell, che parte in terza posizione. Eccolo che arriva. Mitchell ha dominato la gara, mettendo un po' in ombra Tony Parker, che deve accontentarsi della sesta posizione.
Sono o non sono il migliore? Quel pallone gonfiato di Ed è destinato a sgonfiarsi prima o poi. Sai qual è il metodo più rapido per far sgonfiare un pallone? Devi solo bucarlo. Sempre sulla breccia, caro vecchio Gianni. I giovani scalpitano, ma l'esperienza rimane sempre un valore fondamentale. Anzi, direi che è essenziale. Per questo motivo ho deciso di rivolgermi a te. Ed io te ne sono davvero grato. Lascia che ti mostri una cosa. Come studioso di simboli e pittogrammi, il volante perfetto è da sempre oggetto delle mie ricerche, ma non mi era mai capitato di vederne uno vero. Volante perfetto. Dunque questo bracciale a forma di uroboro ha un nome. È davvero molto prezioso. Dovresti metterlo al sicuro. Hai mai sentito parlare del cerchio dei futuribili? Mi sembra di aver letto qualcosa. Si tratta di un'associazione, se non sbaglio. Di più, era un'antica società segreta attiva dai primi del secolo scorso. Cosa? Una società segreta? Tutti conoscono i futuristi, la corrente artistica, ma in pochissimi sanno dell'esistenza del cerchio dei futuribili, nata all'incirca nello stesso periodo, anche perché gli iscritti avevano tutto l'interesse a rimanere nell'ombra. Sappiamo che erano degli abili artigiani, soprattutto in materia di dispositivi meccanici. Hanno creato automobili davvero incredibili, ma sembra che fossero artisti d'avanguardia all'epoca, capaci di cose straordinarie. Immagina se quella società fosse esistita oggi e avesse avuto tra le mani la tecnologia di cui disponiamo noi ora. Chissà che tipo di automobili avrebbero potuto progettare. Ovviamente il loro nome non è legato solo a questo, ci sono anche speculazioni e pettegolezzi. Ma in fondo si tratta di una società segreta. Cerca di spiegarti meglio, Nicholas. Che scopo aveva questa società segreta? Alcune ricerche indicano che la società fosse dedita alla magia e gli adepti uniti nella celebrazione del mito della modernità e della velocità del futurus horribilis. Il loro nome, contrazione di queste due parole, viene infatti dal latino ed esalta il futuro come qualcosa di straordinario, mirabile e sorprendente. Perché l'uroboro come simbolo? Ha un significato particolare? L'uroboro, il volante perfetto, è lo strumento attraverso il quale piloteranno il mondo, di cui vogliono diventare padroni. Ciascun membro prende parte al cerchio, il cui scopo è quello di rafforzare il potere della società segreta. Mi chiedo cosa c'entri tutto questo con i Drakers e con l'improvvisa scomparsa di Bob e Luke Rivera. Non lo so, amico mio, è ancora troppo presto per dirlo. L'unica cosa certa è che si pensava fosse sciolta ormai da decenni. Invece il ritrovamento del volante perfetto testimonia una grande rivelazione. Il cerchio dei futuribili non si è mai estinto e i suoi seguaci sono ancora tra noi, nascosti nell'ombra. Pubblico delle grandi occasioni qui al circuito City Slam per la gara di oggi. La Hurricane ha conquistato la pole position. I tifosi di casa oggi si aspettano grandi risultati. Una nuova entusiasmante sfida sta per cominciare per i piloti in gara nella categoria di Formula Kids. A te la parola, Jim. Zacca in prima posizione, Stan Murphy in seconda, Mitchell della Black Ghost in terza, in seconda fila i due piloti dei Drakers, Bravo e Morelli, terza fila per Parker della Black Ghost e ultime due posizioni per Lali e Kabir Suri dei Tigers. Ci siamo! I giovani piloti stanno per raggiungere gli X-Racer, gli speciali controller con cui piloteranno le loro auto. Kabir, questa volta o mai più? Che vuoi dire? O si sale sul palco tutti e due, o ce ne torniamo a casa e fine dei giochi. Lali, aspetta un momento. Attivazione X-Racer! Noi siamo i Drakers! Contatto, accensione motori! Contatto resetato, completato. Prima partenza per Zach su Brandon, dietro Chris Bravo su Maran, quindi è Mitchell su Shadow. Cerca di passare prima della curva, Fabri, ti faccio spazio. Ok, ci provo. Niente da fare, Chris. Stan non mi lascia passare. Bene così, Stan. Cerca di non dargli spazio, non deve passarti. I sensori segnalano una perdita di aerodinamicità a carico di Scorpio. No, non ora. D'accordo, attiva subito l'instant check. Attento, Chris. Mitchell sta spingendo al massimo e ha già guadagnato un decimo.
Ed Mitchell sta tentando un sorpasso a destra. Lo sto tenendo a bada, Sandra. È impossibile superare in questo tratto. Chris Bravo farà qualsiasi cosa per difendere la sua posizione. Non devi mettere a rischio la corsa. Tranquillo, boss. Farò un lavoretto pulito. Bravo, non lascia alcun margine a Mitchell. X-Card Power scarica stordente. C'è mancato un pelo. Oh no! Ed non ha perso tempo e ha usato la sua X-Card. Siamo a ridosso della chicane. Rallento, ma rischio di essere superato. Ti aspetto al traguardo, caro Chris. Ci hanno colpiti, mantieni la traiettoria. Devo assolutamente riuscirci. Che sorpasso! Ed Mitchell, il nuovo pilota della Black Ghost, si prende la seconda posizione. La gara è ancora lunga. Vai, Lali, vai così! Lali sta guadagnando tempo su tutti. Miglior prestazione nella parte centrale del tracciato per Lali Suri su Kamalo, 29 secondi e 3 decimi. Lali Suri mette nel mirino Tony Parker e lo supera. Continua così, Lali! Sei una vera tigre! Lali Suri ha tirato fuori gli artigli! Lali, tieni la posizione! Cosa? Non pensarci nemmeno, userò l'X-Card! Non possiamo, purtroppo, è ancora presto! Non è troppo presto, è troppo tardi! Pensaci bene, essere eliminati potrebbe significare uscire dal mondiale! X-Card Rush! Mega Sprint! Non è più tempo di pensare, ora è tempo di agire! Tiger! Che straordinaria rimonta di Lali Suri! Si gioca la X-Card Rush! Attenzione, Zach del team Hurricane si prepara per rientrare al box. Dopo la sosta scivola in quinta posizione. Kabir Suri sta recuperando 2 secondi a giro. Davanti a lui Stan Murphy. Nivaldo, Kabir sembra incollato. I fratelli Suri stanno tentando il tutto per tutto. Kabir, è il momento di giocarti la nostra ultima X-Card Rush. Cerca di sfruttarla al meglio, sono qui con te. Questa volta non uscirò io dalla corsa. X-Card Rush, razzo propulsore! Numero incredibile di Kabir! Si gioca la X-Card Power, al volo supera gli avversari e si piazza in quarta posizione. Sono contento per te, Kabir, ma non voglio finire eliminato. Problemi intanto per Stan Murphy. Se Gibbone ha fatto il suo dovere, Ed avrà una bella sorpresina. Rallenta, Ed! Non ti mollo, Lali Suri! Allerta, stabilità compromessa, ridurre la velocità, perdita pressione della gomma posteriore, ridurre la velocità. L'auto è sbilanciata, che sta succedendo? Allerta, stabilità compromessa, ridurre la velocità. Attenzione, Ed Mitchell della Black Ghost finisce fuori pista. Perfetto! Gibbone ha fatto davvero un ottimo lavoro! L'afflosciamento del copertone è stato istantaneo! Game over per Mitchell! Il nuovo acquisto della Black Ghost è rimasto vittima di un infortunio! Lali Suri spinge, ma Chris Bravo è sempre alle sue spalle! Lali Suri ce la sta mettendo tutta! È davvero una bella sfida! Forza, Chris! Fatti valere! Non riesco a recuperare su Lali! Dimmi quando utilizzare la X-Card! No, non ancora, Chris. Ce la puoi fare. Kabir ha un vantaggio di soli 3 secondi su Fabri. Fabri, ora mettiti in scia. Devi cercare di sfruttarla al massimo. Duello sempre più appassionante tra Kamalo di Lali Suri e Maran di Chris Bravo. Chi arriverà primo? Contatto tra la Tiger e l'auto dei Breakers. Non rischiare più, siamo vicini all'ultimo giro. Coraggio, portiamo a casa il podio. Ok, mantengo la posizione. A inizio l'ultimo giro. Morelli dei Breakers su avanti schiaccia l'acceleratore e affianca Kabir Suri dei Tigers. Fabri, chi passa per primo la chicane ha vinto. Ce la posso fare, Sandra. Mi dispiace, Fabri. Ma ho promesso a mia sorella che stavolta non avrei guardato in faccia nessuno. Si lotta per il primo e il secondo posto. Lali Suri si difende mentre Chris Bravo spinge l'auto al massimo. Manca ormai pochissimo alla fine della corsa. Ci siamo! Ecco che arrivano le auto. Lali Suri taglia il traguardo.
secondo Chris Bravo, Kabir Suri terzo, quarto posto per Fabri Morelli, quinto Zach, sesta posizione per Tony Parker, eliminati Ed Mitchell e Stan Murphy. Bravi, gran bella gara ragazzi. Puoi dirlo forte, Chris. Il bonus X-Rall va in palio dunque ai Tigers. Bravi ragazzi, vostro padre sarebbe orgoglioso di voi. Ti ringrazio, Chris. Per cosa? Per avermi spronato a non arrendermi e per aver combattuto fino a lui. Volevo vincere. Non avevo alcun dubbio. Dispiace per la Hurricane, ma avrà modo di rifarsi. Soddisfazione invece per la Black Ghost, che passa al round successivo solo grazie a Tony Parker. Come va, grand'uomo? Stavi andando benino. Non prendermi in giro, Parker. La sola cosa che conta è che la Black Ghost non sia fuori dai giochi. Già. Ci si vede presto, Ed. Tanti saluti anche da parte di Gibbone. Oh, Gibbone, se avessi visto la sua faccia! Sembrava che gli avessero dato da bere una purga. Ottimo lavoro! Mitchell ha avuto quel che meritava, Tony. Ti dirò di più. È stato un gioco da ragazzi toglierlo di mezzo. L'unione fa la forza, Gibbone, e insieme ce la faremo a cacciar via l'intruso Ed Mitchell dalla Black Ghost. È chiaro? Io e te siamo soci, d'accordo, amico mio? Ma certo, caro socio. Bene. Sì, sono io, vi sono mancato. Ci sei mancato. Anche voi. Che bello rivederti, amico. Ehi, Hector, ci dici che succede? Non ve ne ho parlato prima della corsa per non farvi perdere la concentrazione, ma ora è giusto che sappiate. Sapere cosa? Da qualche tempo Mike sta indagando in segreto su qualcuno. Qualcuno che ha sabotato i Drakers. Non l'ho ancora scoperto, ma sono un passo dalla verità, ragazzi. Vai, Drakers, vai!